La Somalia è sconvolta dalla fame e dalle lotte fra clan. I morti hanno raggiunto quota 300.000 e il governo centrale latita. La 10ª divisione di montagna degli Stati Uniti viene inviata nella regione al fianco delle forze di pace multinazionali. Mohamed Farah Idid, leader dei miliziani di Abrigadir, ordina l'assalto a un convoglio di aiuti dell'ONU, uccidendo 24 soldati pakistani. In risposta all'azione di Abrigadir, la Task Force Ranger viene inviata a Mogadiscio per catturare Idid. La Task Force include ranger statunitensi e agenti del primo distaccamento operativo Delta delle forze speciali, noto anche come Delta Force.